Andate a chiedere agli anziani italiani che vogliono chiedere, che chiedono agli enti locali la casa popolare, vediamo chi viene data la casa popolare. Vedete, questa storia del razzismo o della discriminazione, ormai noi stiamo vivendo una sorta di discriminazione al contrario. Quelli che sono discriminati, e lo dicevo prima, non sono gli immigrati cui viene garantito casa, in molti casi alberghi. Guardate che ad Esenzano sul Garda, l'altro giorno, a 8 immigrati, potenziali clandestini, perché i numeri dell'altro ieri dicono che i rifugiati politici a cui viene attribuito lo status di protezione internazionale sono il 6% rispetto a tutta la popolazione che sbarca. L'altro giorno sono stati messi 6 presunti profughi potenziali immigrati clandestini in un hotel a 4 stelle con piscina e campo da golf. Cioè, capite che il sistema in questo modo non regge? Capite che ci sono tanti cittadini italiani che fanno la fame? Capite che ci sono 7 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà? Capite che ci sono tanti padri separati che vivono nelle macchine perché non possono avere accesso alla casa popolare? Allora, siamo di fronte ad una grande discriminazione al contrario. Allora io dico, mi veniva prima chiesto cosa fareste voi se foste al governo. Esattamente quello che abbiamo fatto dal 2008 al 2011, perché la grande sfida è, da un lato, contrastare l'immigrazione clandestina, dall'altro lato, gestire questo fenomeno che è un fenomeno globale, il fenomeno dei flussi migratori è un fenomeno globale, e se la risposta a questo fenomeno globale non è una risposta globale, veniva prima citato l'ONU, se l'ONU non fa quello per cui è istituito, se l'Europa dà delle risposte che sono totalmente insufficienti, perché quello che ci ha rifilato settimana scorsa il vertice europeo è una grande fregatura, è un grande bidone, allora è evidente che se la risposta non è globale, i singoli stati nazionali fanno quello che possono fare, cioè esercitano quel minimo di sovranità nazionale e ad esempio la Germania ieri, quella che è stata definita fino a settimana scorsa buonista, che cosa decide di fare? Decide di gestire autonomamente, non essendoci una politica europea comune sul diritto d'asilo, di potersi gestire le procedure sul diritto d'asilo in maniera autonoma. Noi abbiamo gestito il fenomeno dell'immigrazione dal 2008 al 2011, abbiamo gestito le primavere arabe, dove lì sì che c'erano le guerre, e le abbiamo gestite in maniera diametralmente opposta.